Allora, ufficialmente dal 4 maggio potremo fare qualcosina. Mi è stato detto però che in pista potremo ritornare dal 18 in avanti. Volevo cambiare due cose che non mi piacciono. Una è questa cassa qui, che ho costruito lo scorso anno quando ho preso l'escavatore. Mi sono detto, la faccio enorme. Così rimane resistente e soprattutto ci posso mettere la sedia, la zappina per quando vado a scavare. Tutti i miei amici mi hanno detto: ma no, l'hai fatta troppo grande, ma cosa ti serve? Effettivamente l'ho fatta troppo grande, non mi serve a niente. Ho deciso di smontarla e recuperare le pannellature per fare delle mensole. Così posso mettere sia la pala che l'escavatore in vista, perché al momento che non le sto usando, almeno vederle non mi dispiacerebbe. Ah, il quadro che hai visto prima è 2 anni che è lì fermo, dovrei finirlo, ma mi manca la voglia. È una dea, 2 anni che è lì fermo. Allora, l'idea, vedi, è di mettere pala e escavatore alla stessa altezza. L'altezza dell'altra, di come sono tutte le altre, 1,60 m. Ma ci sta. Questi li ho fatti tutti io. Se ti piacciono e ne vorresti uno, scrivimi. Vediamo il da farsi. Ma siccome pala e scavatore si avvicinano tutti e due insieme a circa 50 kg, ho preso queste mensole. L'ho presa al self, le ho pagate carucce, 4,59 € l'una, però mi sembravano le più resistenti. Queste qua c'erano anche 1,99 euro, però ho provato a piegarle e già se provi a schiacciare il piano di questo, che non ha tantissimi chili, avrà sì e no 15 kg sopra, le vedi piegare. Infatti sono riuscito a piegarle a mano, quindi ho detto siccome ci sono 50 kg di roba non facciamo cazzate. Questi sono i radiocomandi che ti dà la RCB Remin quando acquisti un camion oppure un escavatore o una pala. Sono standard, sono quelli da drone. Io ne ho uno per l'escavatore, uno per la pala meccanica, per la pala gommata. Vedi, dentro ci avevo messo la sedia pieghevole, avevo messo anche l'ombrellone. Mi sembra che l'ho lasciato alla pista, credo. L'altro bestiolino, eccolo qua. Per pulire i cingoli. Sono già stanco. Allora, questo è un pacchetto da 1 kg di pesetti, quelli delle gomme, dei gommisti. L'ho confezionato io. Sembra veramente del C4, però essenziale. L'idea è quella di recuperarle tutte queste pannellature, perché già che le ho pagate, non utilizzarle mi spiace. Le metterò così, la parte più brutta lasciamola da sotto, dai. Dovrebbero reggere i 50 kg. Queste non sono cariche, è un'altra colla che mi ero fatto per la chitarra con una cartucciera. Un mio amico che saluto faceva all'epoca tiro al piattello e mi aveva regalato queste cartucce vuote.
devo lasciare un po' di spazio dall'altra parte perché la penna della pala deve, minimo deve scendere. Allora, la mia idea, come ti ho detto all'inizio, era di portarmi tutto dietro dalla sedia, la zappetta, però anche era di cucire una sorta di porta attrezzi dentro il coperchio, in modo tale che quando aprivi avevi tutto l'occorrente, il cacciavite a brugola, le pinze, i segger di ricambio, i raccordi per l'olio, il po' di tubo per l'impianto idraulico, qualche ricambio elettronico, servi, regolatori. Però ci ho provato, veramente ci voleva il muletto ad alzarla, veramente era una cosa improponibile, però ho dovuto battere la testa. Ma nulla viene per caso, anche questa cassa con i suoi pannelli è ritornata utile. Comunque non vedo l'ora di portarti poi in pista con quella lì. Così, se non hai mai visto la pista, il mini autodromo di Cuneo, vuoi farci un salto poi quest'estate, la pista è veramente, veramente una delle più belle. L'asfalto è un biliardo, ha un curvone in fondo al rettilineo parabolico che si fa in pieno con le unotte, è veramente, veramente uno spasso. È in bolla. Allora, credo che 6 tasselli da 6 reggano. Tirare sembra che tirino. Guarda qui. Bravo me, bravo me. 18 volt, 15,99 euro. 8 anni fa, 2012. Vabbè, finisco male. Ma questa è la cassettina da racer. Oh, mi sembra bella stabile. Prova del 9. Oh, ammazza. Ok. Guarda qui. Sembra reggere. E anche oggi abbiamo passato qualche ora insieme. Ah, spero che la mia avventura di oggi ti sia piaciuta. Spero di non averti annoiato troppo. Se il video ti piace, non rimani sintonizzato.